Per questa lezione di stretching, preparati seduta con le gambe incrociate, la schiena è dritta. Cerca di sentire la colonna vertebrale che si allunga verso l'alto. Il bacino si posiziona in neutro, con l'osso pubico e le ossa ischiatiche che spingono nel pavimento, incrementando ancora di più l'allungamento del tuo corpo. Con le mani inizia a camminare in avanti, cercando di mantenere sempre la schiena ben allungata e dritta. E poi ritorna seduta in centro. Fai qualche passo avanti fin dove senti che riesci a mantenere l'allungamento della schiena. Se ti rendi conto che ti storti, resta semplicemente allungata e magari inclinati solo leggermente in avanti, oppure posiziona un piccolo cuscino sotto i glutei per avere un supporto maggiore e favorire quindi questo movimento. Nel frattempo continua questo esercizio. Allungati in avanti con la schiena dritta, il mento è leggermente indentro affinché il tratto cervicale sia ben allineato al resto della colonna vertebrale. E ritorni. Di nuovo, allungati avanti. E quando torni, cambia l'incrocio delle gambe e prosegui sempre con questo movimento. Sempre spalle ben aperte, scapole basse chiuse tra di loro, che spingono in direzione dei glutei. Senti che il tuo busto vuole staccarsi dal bacino e andare lontano. E ritorni sempre con questa sensazione di leggerezza. Prosegui così per qualche volta. Termina quest'ultima ripetizione e poi unisci le piante dei piedi tra di loro. Porta la testa in direzione dei tuoi piedi. Dove arrivi, arrivi, non farti grossi problemi se non riesci a scendere molto. Metti le mani sulle caviglie e con i tuoi gomiti spingi dolcemente in giù le tue cosce affinché si aprano in maniera dolce le anche. Ritorna seduta dritta. Ed esegui un roll down per andare a sdraiarti completamente a terra. Metti le mani sulle tue ginocchia e inizia a ruotare le tue cosce in direzioni opposte contemporaneamente, ogni tanto in un verso e ogni tanto nel verso opposto, per scaldare le anche, per prepararle per i prossimi esercizi. Goditi questo momento. Senti che anche la zona lombare sta traendone beneficio. Ora, lascia le tue gambe divaricate con le ginocchia piegate. E afferra i tuoi alluci con indice e medio, agganciali e appenditi letteralmente nella posizione dell'happy baby, dondolando dolcemente a destra e sinistra. Questa posizione è estremamente rilassante sia per le anche che per la schiena. Cerca di sentire i talloni attivi. E rilassa.
Stendi la gamba sinistra a terra e porta la gamba destra al petto. Ora apri la gamba destra lateralmente e agganciala dall'esterno della coscia con il braccio destro, cercando di portare il ginocchio verso di te, verso il lato destro del tuo corpo, più che puoi. Solleva leggermente di più il piede destro e prova a lasciare il braccio ad aprire le braccia a croce e a mantenere la gamba sollevata in maniera attiva in questa posizione per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lasci il braccio destro dov'è, metti la mano sinistra sul ginocchio destro e portalo verso sinistra per eseguire un twist con la tua colonna vertebrale. Cerca di tenere le spalle più aderenti possibile a terra, porta lo sguardo verso la tua mano destra e senti che questa torsione aumenta sempre di più. Il ginocchio destro e la spalla destra vanno in direzioni opposte. Senti come il tuo corpo sta creando nuovi spazi. Sta sperimentando nuove posizioni nelle tre dimensioni. Senti come ti espandi. Ritorna in centro, solleva anche la gamba sinistra, le ginocchia sono piegate, le braccia sono all'interno delle cosce, che spingono dolcemente le gambe verso l'esterno. A ritmo del tuo respiro, stendi e piega le ginocchia, cercando di aprire il più possibile le gambe. Apro e chiudo. Apro e ripiega. Apri, ripiega. Apri e ripiega. Ancora qualche volta. Ora stendi la gamba destra, abbraccia la sinistra, aprila lateralmente e aggancia la coscia sinistra dall'esterno portandola verso di te. Apri entrambe le braccia a croce e mantieni la posizione sollevando leggermente di più il piede sinistro in modo da avere la gamba attiva per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e poi mano destra sul ginocchio sinistro, twist in direzione opposta, spalle a terra, sguardo verso la mano sinistra e di nuovo riporta l'attenzione al tuo corpo che si espande in tutte le direzioni, dalla testa al piede destro, da un braccio all'altro, dal cielo alla terra. Tornando in centro, concentrati nuovamente sul divaricare le gambe e ripiegare le ginocchia come abbiamo fatto prima, quindi entrambe le gambe piegate, braccia all'interno delle cosce che premono leggermente giù le gambe e prova ad allargare e ripiegare le ginocchia. E giù. Di nuovo mani sulle ginocchia
Per rilassarti, ruota le cosce in direzioni opposte. E cambia la direzione. E infine rilassa le gambe, rilassa le braccia, ruota su un fianco e vai a sederti nella tua postura migliore per concludere questa lezione con i tre respiri finali. Inspirando, allarghi le braccia. Espirando, cioè abbassi, inspira, espira, un'ultima volta inspira, espira, grazie.